Vedete, io ce l'ho con l'ordinamento italiano, cioè con le leggi molto permissive che consentono ovviamente ai maleuti, se di maleuti parliamo perché vedete, io a questo punto ho delle difficoltà. Stamattina qui i carabinieri hanno fatto i rilievi perché c'è questa ennesima Betina spaccata, stesso metodo di tutte le altre, caro, questo lo dico anche a On, così non lo prendono come atto intimidatorio, ma è un atto vandalico, quindi non no. E la nostra solidarietà va a On, come va soprattutto anche ai commercianti, che non ci abbassa la pandemia, non ci abbassa la crisi, ma ci vanno pure questi guai. E allora, che cosa in sostanza raccontiamo i fatti, che cosa è successo? È successo che questa notte, intorno alle 3, come è successo tante altre volte, come vedete proprio qua vicino con Mara Desideri che ha ancora le vetrine spaccate, come è successo accanto, attenzione, accanto alla polizia, cioè la sfida di questo individuo ripreso, credo, dalle telecamere e visto anche da persone. Sappiamo addirittura anche il metodo di come rompe i vetri perché eravamo convinti a mazza o colpi mazza o colpi chi, niente. È un bel piscitello in bicicletta con un relativo cappuccio perché ormai camminava un cappucciato, ecco, forse avessimo a lavare per legge vietare di camminare con i cappucci in modo che si possano incappucciare, non capisci proprio. Una laissata è uno che cammina con cappuccio, c'era impazzire, no? E con una bottiglia di plastica piena di pietre, quindi immaginate, una bottiglia di plastica piena di pietre, tira, cade, la riprende, ritira e controritira. Fa un danno e se ne va. Ma stavolta fu visto. Ci fu pure quel cappacciò che ci disse pezzi cornuto. Sapete come è andato a finire? Ha sfottò questo individuo, di cui mi dispiace, Partenico è senza controllo del territorio. Noi non avevo, cioè, se non siamo nelle condizioni, non siamo capaci di individuare un pischello del genere, che a questo punto c'è quasi la certezza che ha rotto pure tutti i vetri della segnaletica, secondo me sarà uno deviato, malato, o con qualche problema. Se questo è il suo divertimento è girare di notte ed andare a rompere vetrine e vetri, non sarà tanto normale. Sarà qualcuno di seri problemi da affidare a qualche ospedale di quinto piano. Tra le altre cose, con le grida, diciamo, di una persona che l'ha visto e che ha, lo ha pure sfottuto salutandolo con la bottiglia nelle mani. Quindi il problema si pone in questi termini, sapete qual è? Che anche quando lo individuiamo, anche quando questo viene preso, anche quando questo viene portato in caserma, se la vedrà con una denuncia a piede libero. È una gran risata perché potrà continuare a fare quello che fa. Perché? Perché anche se ci sarà una multa, anche se ci sarà la qualsiasi cosa, è uno che non è sicuramente nelle condizioni di pagare e se la sbatterà. Ecco perché io ce l'ho con l'ordinamento e le leggi italiane. Perché? Perché consentono tutto questo, quando invece un individuo del genere va portato o riaprire di nuovo i manicomi o al quinto piano dell'ospedale di Partenico o in qualche casa famiglia a curarlo o addirittura se è uno cosciente in senso farci passare un poco di tempo all'interno delle patrie galere che lì riflette, si dà bottiglia poi se la sbattono in testa dentro. Questo è il problema di Partenico, cioè quasi continuano a spaccare vetrine, a spaccare vetri, cara commissione straordinaria, a spaccare tutto e rimanere impuniti. Con questo voglio ricordare l'amico mio Tote Costanzo, il quale proprio diceva: Partinico,
si può delinquere e rimanere impuniti. A così è.